Bella ciurma e benvenuti in questo nuovo episodio di Sid Meier's Pirates. Io, come al solito, non ricordo assolutamente cosa stessimo facendo, salvo che stavamo dando di santa ragione al caro Barone Raimondo. Manca il nonno, appunto, cerca nelle vicinanze, ma sappiamo un Kaiser di nulla. La nostra ciurma è leggermente scontenta, nonostante abbiamo tutti quei big money assurdi che... Boh, e andiamo a vedere qua se per caso ci danno qualche informazione su di lui, insomma. Visitiamo la taverna. Ok. Hai catturato un barone della guerra spagnola, con chi vuoi parlare? Con lui, a rischio di inimicarmi tizi. Ma sì, racconto di tutto, ma non è che me ne freghi particolarmente niente. Non è che sto facendo chissà quanto il commerciante. Piuttosto tranquillo, ok. Marchese Montalban. Non mi interessa. Marchese de Montalban. Marchese de Montalban. No, altra ciurma. Magari anche no. Cerco il mercante, viene da venderti. Un sacco di cannoni. Se vuoi. Guarda, quanti ce n'ho. Ne tengo giusto un po' e poi vendo anche un po' di cibo che... Abbiamo decisamente troppo cibo per la gente che c'è. Quindi vai, 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 vendi, guarda, tutto quello che riesci, che si può vendere a questo mercantuncolino, vendiamolo. 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 12 mesi, direi che va bene. Ok. Maestro Dash, abbiamo, mi pare, la barca ancora del barone da vendere. Chissà che, sì. Posso vendere anche il galeone mercantile Sant'Antonio? Magari vendiamo anche questo, dai. Tanto spazio ne ho, quindi facciamo così. E direi di salpare a sto giro, andiamo a vedere se per caso qualcuno in queste zone sa dove possiamo trovare il Barone Raimondo. Il barone Raimondo. Raimondo. Che tra l'altro non riesce neanche a ripagarsi i debiti. Appena ha finito di ripagarsi la barca, lo sfasciamo di nuovo. No, non c'è niente. Neanche un misero uomo omuncolo di qualsiasi ceto sociale che sappia dirci qualche informazione su di lui. No. Perché, ragazzi, è tutto disabitato qui. Vedo un insediamento. Forse è un miraggio. Forse è un miraggio. Eppure no, ci sono delle casupole, ma sarà di sicuro un villaggio di indiani scrausi. Che... Infatti. Che non mi sapranno dire un Kaiser. Là è una missione gesuita. Però i gesuiti di solito ne sanno di più. Proviamo ad andare dai gesuiti? Sì. Andiamo dai gesuiti. Dai ragazzi. Parliamo con l'abate e ci dirà... Ah, perfetto, città di Leogane. Una miseria. Fin lassù sei andato, Baron Raimondo. Fin lassù sei andato, Baron Raimondo. Andiamo verso... Alla caccia del malvagio Barone Raimondo. Si sarà pentito amaramente, cioè nel senso... Ci è fruttato già quanto? Ogni giro a 3.000 di oro. E l'abbiamo pigliato? 3? No, 2. 2 per 3 più 1. 7 volte. Quindi 7 per 3? 21.000 pezzi d'oro gli abbiamo già fregato, sto pezzente. Cioè, alla fin fine credo che i nostri parenti non gli abbiano fruttato un Kaiser. Sono un sacco di spese, visto che li ha tenuto prigionieri per tutti questi anni. Cioè, lui era un bocio, saranno passati tipo boh, almeno 15 anni. E per 15 anni ha tenuto sta gente là a prendere muffa. Dov'è Leogane, però? Ok, ci siamo quasi. Tra un po' giriamo in questa direction. Yammebel. Più in su? Forse sì.
No, 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 è più in giù esattamente. Continuo in questa direction. Direction. Yippee! Controvento, come sempre. Scogliere il coltello. Ma a noi non interessa. E a me bella. Santiago, ciao Santiago. Figlio di Belen, che si chiama Santiago. Boh, c'è qualcheduno che ha dato un nome così, proprio Santiago. Chiamiamolo Santiago. Del tipo, yeah, sono ubriaca, sto tornando a casa, sversa. Chiamerò mio figlio Santiago. E buonanotte. Che poi tra l'altro non mi ricordo mai se è San Giacomo o San Giovanni. Forse San Giacomo, Santiago. Giacomo, sì, dov'è Leogane? No, devo andare più in su. Porkpalette, Porkpalette. Le propaga dell'esercito, ciao bello. Sono 2 settimane da Leogane, speriamo di metterci meno di 2 settimane. No, ce ne metteremo di più perché loro erano a favore del vento, quindi... GG! Ciao francesi! Cioè, è passato in mezzo a una roccia. LOL. Ok che è una nave piccola, ma... Non esageriamo, cioè... Prima di arrivare là e non trovare nessuno, proviamo a chiedere a Santa Cristiana, visto che sono stati amichevoli prima, questi gesuiti. Li consegnerò a Leogane. Tanto stiamo andando là. Trasporto degli immigranti, così gli spagnoli saranno un pochettino più contenti, insomma. Qua ci sono gli inglesi. Dove stanno andando? Scusa un attimo. Sì, ok che c'è una tempesta, ma... Boh, vabbè. Allora, vediamo un attimo. Vorrei parlare con la taverna. Cioè, parlare con... Visitare la taverna. No, Marques. Oddio, ma non lo voglio. La celebration, uno slip francese. Ah, è quello che passava in mezzo? No. Sto facendo tutto un altro giro. Qua cos'ha? Un cappello di struzzo, un invito al ballo. Ma non me ne frega niente del cappello, dello struzzo di paglia, di... Proviamo a parlare di nuovo dei gesuiti. Magari loro adesso sanno qualcosa. Ci stanno sfasciando gli immigranti là. Ma siete scemi forte, ma... Io ve l'ho detto. Ah, non è successo niente. Fuck? Ah no, è misteriosamente scomparso, ok. Ma ti credo se vanno a ingaggiare battaglia con gli inglesi? Non so che cosa cavolo dire. No, non attaccare. Vorrei capire dove cavolo può essere andato. Solitamente sta dalle parti giù, basta, cioè. No, ma... Sì, forse la ciurma sarebbe contenta, effettivamente. Dai, andiamoci. Andiamoci, sì, dai, bel bimbo, chi se ne sbatte. È un galeone reale, speriamo che abbia qualcosina a bordo. A parte 2 tozzi di pane e carne secca. Zio, ci ha preso con uno. Allora, affiliamo le spade. Ba 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 bam, ba 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 bam. Ecco qua, papapapero, papapapero, papapapam. Bele fellone, vedrai la nostra spada infilarsi su per il naso. In guardia. Touché. Ops, credevi, eh? Invece addio. Mi spiace. Galleggerà, secondo me è troppo pesante per galleggiare, andrà a fondo. Infatti. Il Marchese Montalbán si sta dirigendo a Santo Domingo. È salpato 164 giorni fa. Così tanto? Vabbè. Sì, non avevo Kaiser niente. Duro zucchero. Boh, vabbè. Cos'è che ha detto che va a Santa Catalina, Santo Domingo? Ma no, Leogan. O stava parlando del Marchese di Montalbano?
Ah, stavo parlando del Marchese di Montalbano. E voi l'avete già visto, avrete detto: ah, ma cosa dici? Sì, sbagliamo tutti. E altro i francesi, dai, Petit Goave. Petit Goave. Petit Goave. Petit Goave. Accelera. Premi sto piede sull'acceleratore. Porc palette. Porc de la palette. Ci stiamo mettendo tipo 400 ere geologiche per entrare in porto. Ok. Dai, 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 dai. Oh. Oh. Allora, parliamo con la taverna. No, par visitiamo la taverna, parliamo con il taverniere. Marchese de Montalban. Ma non mi interessa, io voglio il barone Raimondo. Sto giro me ne sono accorto, eh. Nuestra Signora de Madrid, diretta alle Ogane, trasporti più di 1000 pezzi d'oro. Ma non me frega un Kaiser! E piume di struzzi, papero, papà. È lui? Chi è questo? Ah, è il nostro signore de Madrid, quello che ho detto prima, che ha un sacco di gente. Interesting. Bah, andiamo a saltarlo, tanto non sappiamo un caso di niente. Sono tutti e due insieme. Porca paletta. Uzio. Vacci addosso subito, tirala giù. Perfetto. No, volevo abbordarla io. Vabbè, è uguale. Sto tipo è abbastanza corazzato, ma non saprà resistere alle nostre spadate. Wey. Adios, amigo. Che dici, eh? Sei ancora in forma? Ma non reggerai molto. Addio. Asveduma. Saluta Montezuma. 1005, prendiamo tutto. Spero che questa non fosse la nave del tesoro. Galeone veloce. No, questa forse era quella di scorta, diciamo. E questo è il mercantile che dovrebbe tenere. Non abbiamo praticamente più equipaggio. Noi abbiamo perso tutto questo equipaggio. Speriamo di farcela rapidamente sto giro, perché altrimenti perdiamo un fracco di equipaggio. Sono 50 contro 30, qui dovrebbero resistere abbastanza, però. Ehi, hey, wey! Ma che cribbio! Quaranta contro 33. Angard! Touché! Hasta luego! Perfetto, questo qua aveva qualcosina di più interessante. No, aveva di più la scorta. Che Kaiser? Lo zucchero, ma ne va di più l'altro. Vabbè, prendiamo tutto e GG. Andiamo qua dai francesi. Magari erano in lotta contro gli spagnoli. Che ne so io. Adesso gli spagnoli saranno incavolati a bestia, probabilmente. Magari avranno anche qualche notizia. Che ne so io. Datemi dei soldi. Com'è equipaggio 78? Ah, ho perso tutto quel equipaggio. Non perché è morto, ma perché ho tenuto le altre navi. Vabbè, adesso andiamo a vendere tutta questa ambaradà. È una ricca stazione commerciale, quindi ci avrà un po' di soldi sto tizio per comprare tutto sto ambaradan, no? Speriamo, eh? Che dici? Dai? Dai che ce la fai? Dai che ce la fai? Dai dai, ci sei quasi! Bam! Ok. Mercante, prima mercanteggiamo un po'. Senti, ti do tutto lo zucchero che vuoi. Tutto lo zucchero. Questo vendi tutto? Non so cosa. Ho paura che mi venda proprio tutto quello che c'è. Ti vendo anche un fracco di cannoni. No, ne tengo 80 giusto per ricordo.
E via il cibo 45 mesi. Chi ha voglia di mangiare il cibo di 45 mesi prima? Cioè, ok, che carne secca, ma tenerla per 45 mesi mi sembra un po' un'esagerazione, o no? Dai, 16 mesi di cibo direi che basta. Maestro Dasha, wey, guarda che ti vendo un paio di robe. Una. E anche due. Ripariamo anche questa. Vendiamo anche questa? Sì. Taverna, magari sanno qualcosa? Ma no, non lo voglio vedere quell'uomo. Non lo voglio vedere neanche sentire. La Pamplona. Ma basta con questi galeoni mercanti spagnoli. Al momento qua ci troviamo una marina spagnola addosso. Via, via, andiamocene. Pure i missionari gesuiti là che dovevano andare e poi alla fine si sono fatti fregare come dei cani. Cioè, ma dico, ti metti ad abbordare un vascello spagnolo? Cioè, inglese? Se sei un piccolo immigrante poveretto dal... Ok che non si sono ancora ambientati, però mi sembra un po' esagerato, no? Cioè, dici, sì, i Caraibi, i pirati, facciamo festa, arrembaggio, sì, ok. Infatti poi si è visto poi qualche successo, insomma. Allora, solitamente quel tizio va sempre. Ma perché ci sono sempre le tempeste qua in mezzo alle Ogane? Cioè, proviamo a parlare con i gesuiti. Sapranno qualcosa? Sai dirmi qualcosa? Ma non sa un Kaiser. Ma già addirittura sono fatto in tempo a distruggere tre navi spagnole e andare a Petit Goave e Marianna. Noi eravamo partiti da qua all'inizio, se non ricordo male. Comunque da queste parti. Vediamo che non ci vada bene. Lo odio questo marchese albano. Barone spagnolo Medea. Visto l'ultima volta alle Ogane 7 mesi fa. Ho capito, ma cosa è successo dopo 7 mesi? 7 mesi a sta parte. Io tra un po' devo andare a sciogliere l'equipaggio. Cioè abbiamo 78 uomini, ma non gli basta tutta sta roba che abbiamo. La taverna. Mi sapete dire qualcosa su questo pezzo? Ma non lo voglio sentire nemmeno nominare. Metà in italiano e metà in inglese, perfetto. Vabbè, la traduzione italiana non è una traduzione ufficiale, effettivamente. Che ci sia un abile chirurgo a bordo dell'Agamo. Che sta passando da queste parti, un abile chirurgo. Ma no! Vabbè. Andiamo in giù, perché solitamente è in giù, ma non so che... Dove va? Cioè, ce l'hai con noi? Trasporto troppo... Mi è mezza sfasciata quella nave. Boh. Noi andiamo... No, non a schiantarci, magari. Ecco, verso l'infinito e oltre. Guarda come siamo più veloci di questo mercantile francese diretto a Petit Goave. Non è partito da Tortuga. Ma sapete qualcosa voi di... Non posso chiedere delle informazioni. Tipo in Mountain Blade. No. E boh. Andiamo giù sotto. Navighiamo allegramente. Vediamo se lo troviamo. Da 7 mesi non si sa più niente del barone Raimondo. GG. Quello non era neanche lui. Ci ha fatto arrivare fino alle Ogane per poi non saperne niente. Galeone mercantile Barcellona, che sono diretti a Santa Catalina. Ma nulla.
Cartagena trasporta un nuovo governatore. Yeah! Ma non ci interessa. A nome di Dios. Proviamo a dare a nome di Dios anche noi, vediamo se ci porta fortuna. E poi chiudiamo. No, New Hope. No, è meglio andare. Sì, andiamo a New Hope. Nuova speranza. Dai, una speranza. No, mercante. Chi ti vuole? Cibo dovremmo averne. Voglio sentire. Nave del barone Raimondo. Ma l'ultima volta ho visto Ale Ogane 10 mesi fa. Cioè, mi sai dire con che cosa ha la nave, ma non sai. Io di cibo ne ho. Ancora per 13 mesi. Perfetto. Poi a nome di Dios. San qualcosa. Taverna, Marchese. Ah, sì. Ah, una taglia di 1000 pezzi d'oro. Ma io pure sono a casa loro. Andiamo a vedere, scusa. Se parliamo col governatore, cosa ci dice? Addio, addio, addio. Boh, ragazzi, credo che ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, e a vedere la pagina Facebook se per caso non aveste già messo mi piace. Insomma, fate tutto quello che Duo può fare. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Pirates, sperando di trovare questo benedetto barone Raimondo. Guarda, è davvero una situazione intollerabile. Ciao a tutti!